fotografie di generi, stili, scelte, di poetica, insomma, estremamente diverse da loro, ma credo che il filo di lettura sia abbastanza appunto leggibile. Qui fra l'altro, oltre a me, trovate Helmut Felter, che è l'autore di quel bellissimo Cabinet che vedremo però alla fine, e Batia Suter, che è un artista olandese, sostanzialmente svizzera di nascita, olandese di vita, che si trova dove c'è la sua installazione, quindi in più, o forse prima, lì dipende, c'è questa restituzione sostanzialmente alla città di Palazzo da Mosto, nel senso che questo è un palazzo rinascimentale che viene per la prima volta sostanzialmente utilizzato per mostre d'arte, in particolare per questa. Quindi vi consiglio proprio, ma poi viene naturale, di guardare anche il dialogo proprio tra le opere e quello che è. Un autore per sala, lo vedrete, in ogni sala c'è una piccola scheda ampiamente leggibile sull'autore e sul lavoro esposto, una cosa alla quale ovviamente teniamo molto, perché insomma è importante che uno possa frequentare questa mostra anche appunto senza avere, ovviamente non ci sarà sempre qualcuno a raccontare i perché e i per come. Quindi insomma questa è la storia, questo è autori di generazioni sostanzialmente media generazione con prevalenza di giovani, ecco, l'idea è stata questa. È un'edizione questa di Fotografia Europea che punta molto proprio anche sulla volontà di mostrare cose, non dico inedite, ma sicuramente poco viste in Italia. Questa è una cosa alla quale teniamo molto, insieme ovviamente a autori più noti e conosciuti. Ecco, questo è quanto, questa è la serie degli Acne Flowers di Stephen Gill, che è uno che lavora appunto con la fotografia, fotografia trovata, sulla quale poi lui interviene, come vedete, mettendoci pezzi proprio di natura, di cose che lui trova nelle sue passeggiate in giro per Londra, e che poi rifotografa creando questi mondi nuovi appunto a metà strada tra appunto l'estrema naturalità degli oggetti che ci mette dentro e invece poi i soggetti estremamente, in alcuni casi, metropolitani.